No, ma comunque noi sapevamo già, comunque arrivavamo dei risultati negativi, no? Comunque, però con le prestazioni c'eravamo sempre. Comunque, sperando che dopo la vittoria contro la Viterbese ci siamo sbloccati, adesso siamo andati avanti pure così la seconda contro la Pistoiese, speriamo di continuare su questa strada. Dico, ma poi eravamo così pure all'inizio, non è che ci mancava solo un risultato positivo, una vittoria ci mancava. Comunque, secondo me, pure all'inizio facevamo prestazioni di questo genere, molto aggressivi, molto importanti comunque come prestazioni, però, come ho detto prima, ci serviva solo quel risultato di sbloccare e di andare avanti, di continuare così, di avere più fiducia in noi stessi e di continuare su questa strada. Christian, a destra, a sinistra, in difesa, ti manca solo centrale se dovesse servire. Comunque, se dovesse servire non c'è nessun problema, pure in porta. Comunque, io sono sempre a disposizione del mister, lui mi fa giocare, io rispondo sempre presente. Senti Christian, secondo te, dopo le prossime tre gare in una settimana si può avere un'idea di quello che può essere il campionato del Teramo in maniera un po' più definita? No, comunque, noi pensiamo partita dopo partita, pensiamo adesso ci prepariamo alla partita contro il Gubbio. Pensiamo prima a questa partita, che è una partita veramente fondamentale. Comunque loro sono pure una buona squadra, comunque, con una squadra molto aggressiva. Pensiamo a loro sabato e poi penseremo all'altra l'infrasettimana. Essere, tra virgolette, il più esperto dei quattro, dietro, come ti sei trovato? Comunque mi sono trovato, infatti all'inizio partita vedevo comunque che c'era Piacentini, c'era Rillo e c'era Bellucci. Comunque mi sono visto e ho detto io posso essere più grande. Ho detto ah, boh. Poi comunque ci sono pure i giocatori che hanno giocato pure loro. Comunque c'è Piacentini che ha fatto più di quattro campionati ormai, che sta giocando in Lega Pro. Ci siamo aiutati, dai.